Ehi hey Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. Oggi è un giorno molto particolare, un mix di emozioni perché mi sto per separare dalla torsatura, insomma, da una moto con cui ho vissuto tante belle esperienze divertenti. Però per separarsi da una moto come questa dovevamo alzare di tanto l'asticella. Questo è uno di quei momenti che rende veramente emozionante il mio lavoro. Siamo pronti con la consegna a domicilio, papà? Ragazzi, quanto è bella sta moto, c'è un po' di umidità. Adesso vi racconto un pochino la storia che ha condotto a questo acquisto. Ed eccoci in sella alla CB1000. Dovrò trattenermi dal strapazzarla per una serie di motivi. Uno, perché a questa moto ci tengo particolarmente. Diciamo che l'ho fatta pensando sia al mio divertimento, ma soprattutto a quello di mio padre e a farlo tornare alle origini. Quindi ci tengo che gli arrivi nel migliore dei modi e gliela voglio proprio curare per benino. Oltre per questi motivi, per il fatto che la gomma è nuova, nuova di pacca. L'ho ritirata in questo momento dalla concessionaria. Intanto toccherà schivare anche le buche di cui Viterbo è piena. Mi dovrò anche riabituare a scalare molto di più con le marce, perché qui è un 4 cilindri, quindi non c'è il freno motore dell'Africa, della Dorso. Sento anche le pastiglie dei freni abbastanza nuove. Il motivo è presto detto: la Dorso aveva tra virgolette fatto il suo tempo. Mi sono tolto grandissime soddisfazioni con quella moto e mi è pianto il cuore veramente darla via. Io in parte avevo voglia di cambiare, ma più che io, diciamo che mio padre aveva voglia di cambiare, si era un pochino stancato della Dorso Duro. Siccome quella era una moto che avevamo fatto inizialmente per guidarla a fasi alterne, diciamo che con il mio trasferimento a Viterbo questa situazione è cambiata, quindi era una moto che è rimasta praticamente perennemente sempre in gestione a papà. Quindi, con me impegnato a infangarmi come un maiale con la mia nuova Africa Twin, spesso e volentieri, il motivo di avere ancora la Dorso Duro in casa è andato via via scemando sempre più, anche io non la stavo comunque utilizzando. Quindi, che è successo? Papà si è impazzito e ha detto: lo sai che c'è? Tra poco comunque compio 60 anni, non so per quanto tempo ancora andrò in moto in generale, dice così, nel dubbio, voglio farmi una moto, diciamo, di livello che non ho mai avuto, una moto di fascia alta. Poi il bello è che mio padre parla così come se avesse un piede nella tomba, ma sta più in forma di me, è pischelloso nonostante l'età. Poi insomma l'avrete notato anche, diciamo, nei video che abbiamo fatto, nell'unico video in cui ha partecipato come protagonista e non come aiuto cameraman. Vi faccio un breve excursus del passato motociclistico di papà e dei sacrifici che ha continuato a fare pure una volta che si è sistemato. Allora, dovete sapere che lui è un grandissimo estimatore dei 4 cilindri
cilindri in linea. Non ha avuto moltissime moto nell'arco della sua vita per una serie di motivi, ma la passione che ha nutrito, diciamo, per le due ruote è, come nel mio caso, sin da pargolo. La prima moto seria che si è fatto, proprio acquistata e che non ha provato, insomma, da amici, perché comunque le moto poi alla fine le ha sempre portate, però sua di proprietà, si è fatto una Aprilia Pegaso 660. Una moto che ha amato e odiato per una serie di fattori, comunque diede anche un po' di problemi. Tant'è che per lui rivedere il marchio Aprilia in garage, per certi versi, da un lato gli piaceva perché comunque Aprilia ha sempre fatto moto che si portavano divinamente, dall'altro lato, purtroppo, soprattutto quando fece lui la Pegaso, e parliamo nel lontano 2002 se non ricordo male, appunto, che diede qualche problema proprio sin dal principio, appena ritirata, poi comunque risolto, però in linea di massima, diciamo, non gli ha fatto battere forte il cuore. Ma l'Aprilia Torso Duro non è stata ovviamente la prima moto che abbiamo condiviso, bensì è stata la Suzuki SV650, moto che è arrivata in concomitanza della mia patente A3. All'epoca in famiglia, appunto, avevamo questo Suzuki Bandit 650, bello, faro tondo, tutto nero, motore compreso, per il quale mio papà stravedeva, veramente era innamorato di quel 4 cilindri. Però come prima moto da mettere in mano a un neopatentato, perché io comunque sì, la moto l'ho sempre portato più che altro cilindrate un po' più piccole, magari in ambito pista, comunque era la prima moto stradale, e per strada i meccanismi di guida cambiano parecchie dinamiche, e non avevo mai portato moto comunque di quel tipo. E non era tanto per un discorso di potenza, perché poi quello che riusciva a esprimere quella moto in termini di potenza, se non ricordo male, era una 75 di cavalli, nonostante comunque un bel 4 cilindri in linea, ma bensì comunque il peso. Era una moto che era pesante ciclisticamente rispetto, ecco, a una moto moderna, era, raga, un cancello. Io l'ho spostata in piccole manovre sotto casa e già lì mi è bastato, insomma. Non era una moto, insomma, sicurissima da mettere in mano a neofita, senza ABS, senza tanti aspetti, quindi è un mix di cose che ha spinto papà a dire: lo sai che c'è? Questa moto ce l'ho da lontano 2006, era il 2016, quindi 10 anni, pochi chilometri, perché lui comunque se l'è sempre goduta più che altro in ambito cittadino la moto, poi qualche uscita magari la domenica, ma non ai livelli di farlo con costanza, ecco. Però insomma si separò da questo Suzuki Bandit per fare poi l'SV650, che, diciamo, gli utenti di lungo corso sul canale avranno visto sicuramente. Quindi un bel bicilindrico a V, che è una forma di bicilindrico che ci ha sempre affascinato. La potenza era giusta, anche lì una 75 di cavalli, c'era l'ABS, non c'era il controllo della trazione, però comunque usati col giusto cervello 75 cavalli sono ancora gestibili di polso. Insomma, si è fatto un po' di periodo con questa SV, di cui lui si rimpiange soprattutto la guidabilità nel traffico, l'affidabilità giapponese e tutta una serie di cose, i consumi, il fatto che aveva un indicatore carburante che la Torso Duro non aveva. Arriva il 2018 e per me era arrivato il tempo di cambiare e di fare un po' un salto di qualità, perché l'SV, seppur dotata di un grandissimo motore, il rapporto di consumi, affidabilità, potenza erogata, insomma, perfetto, è anche vero che ciclisticamente lasciava parecchio a desiderare, cosa che invece la Torso Duro assolutamente no, aveva comunque un motore ancora più cattivo, 95 cavalli con un bel V che spinge bene ai bassi, ed è una moto con cui comunque ci ho fatto abbastanza lo scemo, l'ho anche maltrattata in alcune situazioni, gli ho fatto fare cose che non erano di quella moto, però era una moto con la quale avevo proprio deciso di godermi la vita motociclistica senza compromessi, e così è stato. Veramente potrei tirare fuori un elenco smisurato, ma a parte, basta che vi fate un giro sul canale e vi vedete un po' di video, le risate fatte in officina con Panzone a cercare, insomma, di mettere quel accessorio in più, di renderla un po' più personale, alle mattate fatte in compagnia di Giuseppe o di Valerio, portandola comunque in fuoristrada, in luoghi dove non dovrebbe andare una moto del genere. L'unica cosa che non sono riuscito a fare, e della quale un po' ho qualche rimpianto, è portarla in pista. Quello mi sarebbe piaciuto veramente tanto, magari al Sagittario, a qualche kartodromo, per divertirmi un po'. Non vedo l'ora di vedere la sua reazione una volta arrivati a casa. Allora, soddisfatto del servizio di consegna a domicilio di Ferrari Moto? Assolutamente sì. Ah, io devo fare ancora la presentazione come fossi un cliente. No, come fossi, io sono un cliente. Hai ragione. Guarda, qua, se tieni premuto qui, questo coso qui, che adesso col telefono sto facendo tutto, se lo tieni premuto così a destra, ti si aprirà un sottomenu qui. Okay. E qui ti puoi fare tutto quello che ti pare. Devo pure fare la mappatura, quella user, perché questa c'ha pure le mappe motore. C'è pure qua per regolarti il cambio rapido, se entri su funzione. Tu come te ci sei trovato tu? Bene. Okay. Vedi, te l'ho fatta tarare medio, duro o morbido. Tu come ce l'avevi? Medio. Medio. Va da paura, te posso dire. Ciao madre. Ciao. Oh, abbiamo la tua reazione in presa diretta. Oh, ti piace? Bella, ammazza. Guarda che faro. Si accende?
Mi sa che il pupo è contento. Mamma sta studiando le pedane per lei. Vai. Meglio della dorso duro. Che belli che siete. Quindi gente, questa è la nuova moto del Mad Garage, gentilmente offerta dal nostro sponsor principale, ossia papà Fabio, che vedrete, spero, più stabilmente qui sul canale, perché adesso che gli ho fatto pasta bestia, che credete, che se la cava che la usa solo in città? Assolutamente no, ci faremo dei bei giri padre e figlio. Mi dovrò sacrificare, però ogni tanto penso che gliela fregherò sul passo di montagna. Non so cosa ne pensa, perché poi il diretto interessato sta facendo da cameraman. Ogni tanto, praticamente sarà la sua. Quindi che dire, fatemi sapere qui sotto in un commento che cosa ne pensate di questa splendida CB1000R Black Edition. Arriverà anche qualcosetta di nuovo, però gliela tengo parecchio originale, però un piccolo tocco caratteristico come da tradizione che l'ho dovuto far mettere a questa moto. E te pareva? No, senti, mamma mia, io devo cambiare cameraman comunque, cioè se lamenta troppo questo cameraman. Detto ciò, appunto, commento qua sotto, se non vi siete ancora iscritti vi invito a farlo per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. Qui il mondo delle due ruote che è trattato a 360 gradi. Iscrivetevi e cliccate la campanellina così almeno non vi perdete nulla. Che vi piaccia il tassello, che vi piaccia la strada, che vi piaccia la pista o anche solo semplice informazione, qualche analisi di mercato che facciamo insieme. Se questo video vi è piaciuto inoltre lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici per aiutare sempre questo piccolo canale a crescere, che YouTube ce ne rema contro. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse e da The Horse direttamente in macchina. Eccolo.